Numero 5 di Radio Rider Buongiorno amici ascoltatori di Radio Orte Ben ritrovati all'ascolto Della puntata Della trasmissione radiofonica Che parla solo di motociclismo Il Buongiorno da Alessandro Castellani e Luca Buzzicotti buongiorno, buongiorno a tutti E buongiorno in cabina di regia Al solito immancabile Sempre più ordinato e pronto tecnico Valerio Listanti Ciao Valerio ciao ragazzi ci avete rag uno per l'officina no come per l'officina uno, uno poi... due per rivendita e ricambi <ride> Io sono sempre dell'idea che bisogna fare una telefonata e far partire quella segreteria telefonica e mandarla in onda. La segreteria di Mario Montanari. E va bene, eh, invece, invece, puntata numero 5, dicevamo. Dopo una settimana di stop, ce la siamo presa una settimana di stop per tutta una serie di motivi nostri, non ci andava praticamente in buona sostanza, poco da in dire, in sostanza. Avevamo poco da dire, avevamo da organizzare la gara che faremo a Pasquetta, quindi ci siamo dedicati a riunioni e preparazioni per quell'evento, di cui poi magari vi parleremo, ma intanto ve lo anticipiamo. Portiamo una gara di moto fuoristrada a Orte, una cosa che non succedeva da 30 anni, credo. Sì, da quando si fece il Supercross, poi sul campo che era pure mezzo tuo, caro, caro Buzzicotti, si faceva il Supercross eh, nella zona, quella che adesso è zona industriale, lassù ah, okay. si, faceva la, si faceva la pistarella... E e primi anni 90 più. comunque parliamo di quel periodo lì quindi Beh, si torna a correre a Orte dopo 30 anni ma noi invece di cosa parliamo? ovviamente parleremo di Supercross perché dopo una settimana di stop che giustamente era in concomitanza con la nostra eh, riparte anche il campionato di motocross negli Stati degli Stati Uniti quindi tappa Darlington in Texas Ampio spazio alla Superbike, perché c'è stata la prima stagionale a Phillip Island dall'altro capo del mondo in Australia. Grande soddisfazione per tutti i nostri italiani. Eh sì, c'è tanto di cui parlare: gare veramente bellissime. E poi notiziario, perché ci sono diverse notiziette da buttare lì. Sì figli anche del fatto che la settimana scorsa non siamo andati in onda e quindi abbiamo molto da mettere sul piatto e allora cominciamo con la canzone dedicata al grande protagonista in bene e nel male del supercross di quest'anno Jet Lawrence con Mistake apriamo Radio Rider questo è Moby Mistake di Mobi: in apertura di Radio Rider numero 5 per entrare nel vivo della discussione, cari amici di Radio Orte. Per entrare nel vivo della discussione, per parlare quindi del Supercross round numero 7 di 17. Quindi siamo quasi a metà della stagione, siamo a Arlington in Texas. Dopo una settimana di pausa, ricordiamo la settimana scorsa il Supercross ha preso la sua tappa di riposo, un po' come il Giro d'Italia. Loro fanno tipo 6-7 gare a fila, poi si riposano un attimo e poi tirano tutta una volata fino alla fine. <ride> quindi settimana di pausa, poi sono tornati in azione Qui da, uh, dal Texas a Arlington erano stati la scorsa gara Glendale Quindi non si sono in mossi Arizona. praticamente Beh, dalla uh, zona Ah no, Arizona, non è Arizona. Texas, Glendale, scusa sì, sì. E quindi no, si sono mossi E come comunque, eh, gara condizionata direi da Jet Lawrence Jet Lawrence che è stato il grande protagonista, come abbiamo detto già prima nel bene e nel male della gara perché allora, praticamente anzi no praticamente l'ha buttata via nella maniera più assoluta si era dimostrato ancora una due volta il più veloce bravo e nettamente il più veloce e invece cosa è successo cosa ha fatto allora partenza in testa per lui che praticamente guida al main event fino a due giri dalla fine in maniera anche abbastanza tranquilla senza rischiare nulla e soprattutto con un distacco che gli permetteva eh, di fare quello che voleva eh, dietro posizioni abbastanza congelate per Webb Plessinger da notare il grand, la grande rimonta di Tomac che si va a toccare con un pilota in partenza, riparte 22esimo e finisce secondo. Secondo perché, come abbiamo detto, Lorenz eh, all'ultimo due giri eh, sbaglia un salto atterra praticamente fuori pista su una balla di paglia e perde la prima posizione ai danni di Webb. Si rimette furiosamente alla sua caccia. Lo riprende lo riprende e proprio all'ultimo rettilineo sull'ultima sezione di UPS tentando il tenda, tutto per tutto tenda il sorpasso il tutto per tutto ma prende un doppiato va per terra e butta via altre due posizioni e chiude la gara in quarta posizione quindi da un possibile non dico capo comunque poteva essere una, una vittoria consecutiva rispetto a quella che ha fatto due settimane fa e poteva allungare in classifica si ritrova fuori dal podio e comunque a guadagnare meno di quello che doveva su Sexton che ricordiamo guida ancora un po' infortunato per quella mano eh sì, e, adè, eh, e adesso è sempre in testa ma Cooper Webb gli si fa sotto a, a meno 3 Plessinger sale al terzo posto eh, a 128 quindi 7 punti di, di ritardo rispetto a Lawrence e Sexton eh, a 127 quindi quasi 10 punti 8, 8 punti, punti 8 punti allora diciamo quella mano di Sexton ricordiamo per chi ha un po' perso eh, il discorso ricuciamo un attimo i fili e Sexton si era infortunato in alla vigilia, esatto sì. in allenamento alla vigilia della gara di, di Glendale, ha corso con la mano rotta a Glendale e ovviamente non è che in due settimane torni al 100% della forma, quindi ha corso questa gara sicuramente in condizioni fisiche migliori, però eh, ha ancora fatto vedere dei limiti dal punto di vista della tenuta. Se andiamo a vedere i giri più veloci, non serve, non serve, me lo ricordo, è stato il secondo più veloce in assoluto in pista sul giro secco, eh, peggio soltanto di Lorenz, però ovviamente non ha ancora... La resistenza dei 20 minuti e passa di gara della finale del Supercross. Comunque ha portato a casa un sesto posto. Che anche la partenza punti... non era stata al massimo, giustamente quando sei in quelle condizioni parti anche male, è difficile recuperare. Ah, certo, quello senz'altro. Comunque, ripeto, ha portato a casa un sesto posto che nell'ottica di un campionato. È importante, ora certo la settimana prossima si corre a Daytona che è in assoluto la pista più impegnativa sul piano fisico del Supercross, quindi se non sei al 100% sarà un'altra gara tribolata per lui, però eh, come ha detto te poi gli avversari... Fanno un po' a gara a togliersi i punti perché ecco stavolta ha vinto Webb che a Glendale aveva fatto soltanto settimo, eh, Lawrence che aveva il, non dico il match point perché il match point è proprio un parolone però aveva in mano un bel set point, quello senz'altro per fare un bello allungo in testa al campionato, l'ha buttato via e da primo è arrivato quarto. E quindi la classifica è ancora cortissima e non sottovalutiamo assolutamente Ilai Tomac che mi è molto piaciuto tra l'altro nelle dichiarazioni che ha fatto nella conferenza stampa post gara e non sottovalutiamo, ne parleremo dopo il pezzo di quello che ha detto Tomac perché mi è piaciuto un sacco, e non sottovalutiamo nemmeno Aaron Plessinger che comunque ridendo e scherzando è ancora lì terzo in classifica con questo terzo posto, è costante e continuo. E si sta dimostrando un ottimo sostituto, diciamo, di, di Sexton per puntare in alto. Nel caso in cui Sexton, come adesso, non sia al 100%, KTM ha pronto subito il rimpiazzo con Plessinger, che è finora terzo in campionato. Sentiamo il pezzo, poi parliamo un attimo di Tomac e dell'incidente di... Austin Faulkner è veramente clamoroso nella 250 ne dobbiamo parlare un po' perché è veramente incredibile quel botto e ci mettiamo radici nel cemento dedicato proprio alla botta sul cemento armato di Austin Faulkner bella ciccia e torniamo allora dopo le radici, del ceme radici nel cemento, con Bella Ciccia, la canzone che era bella, la canzone divertente e tutto, parlava di una bella donna, non è il momento immagine perché arriverà tra poco, quindi restate ancora all'ascolto e trovate poi spunto per andare a rivedere i video come facciamo sempre noi, e invece Radici nel cemento, il nome abbiamo scelto del gruppo per parlare della seconda parte. Di spezzone, di, di tranche dei Radio Rider dedicata al supercross di Arlington. Prima abbiamo detto il Itomac, eh, grande prova eh, dopo quel paio di gare, passaggi a vuoto che ci avevano anche fatto molto preoccupare eh, della, sulla, sua, sulla sua condizione fisica, quel crollo verticale, non ricordo dove era esattamente, ma due gare fa che era partito davanti e poi è sprofondato nel nulla, immagino motivi di salute, ha fatto questa gara al contrario, cioè come hai detto te è caduto all'inizio per un contatto, ha recuperato, è arrivato secondo, ovazioni del pubblico, come giustamente dici tu, in America soprattutto si lega al vecchio campione. No? Sì, è una cosa ormai collaudata. Sono andati da, da McGrath fino ad adesso. Sempre sempre, sempre. l'ultimo Baluardo, il vecchio campione, diventa Ti sempre, fanno il, sempre middle, il vecchio campione. Che a loro non piace il tempo che passa fondamentalmente. Esatto. Quindi ancora ce l'hai ancora, you still got it, ce l'hai ancora. E dicevamo: belle soprattutto le parole in conferenza stampa. Dopo gara gli hanno chiesto proprio spesso sui social, sai, nelle ultime settimane, soprattutto, si leggono dei commenti da parte di alcuni fan che dicono che sei vecchio e lui gli hanno chiesto ti dà fastidio questa cosa e lui ha detto sì a me dà molto fastidio però mi sto, mi sto preparando insomma non hanno torto perché sono, non ho ancora vinto una gara quest'anno mm. però rimane il fatto che sto migliorando vado sempre meglio mi sento sempre meglio e sono qui per dimostrare ai giovani che sono ancora giovani e questa <ride> è stata una risposta bellissima da campione anche dal punto di vista della dialettica e detto di Tomac invece spieghiamo le radici nel cemento, tra l'altro vecchio è ma è in classe 92, quest'anno fa 32 anni quindi la sua vecchiaia se così si può dire è di, di natura agonistica naturalmente, non certo anagrafica perché eh, essendo tanti anni che è al top ovviamente poi sopraggiunge un uh, logoramento fisico esatto. e mentale, dicevamo radici nel cemento per Austin Forkner invece, un incidente incredibile, eh, sto ragazzo eh sì, sfortuna è vero. Sfortuna tante volte si è fatto male per, eh, per motivi, per cause non sue, eccetera. Ma stavolta era in testa da solo alla gara della 250. Ed è andato a volare letteralmente sul cemento armato. Si è, ha fatto una sì. botta che sono girati video sui social: è terrificante, veramente. Sì, tra l'altro, vabbè. Spieghiamo un attimo prima l'incidente: perché non l'ha visto. Praticamente, Forkner, pilota Kawasaki della classe minore della Lights 250, eh, guidava la gara anche lui, eh, praticamente a due giri dalla fine. Eh, ha sbagliato una sessione ritmica. È arrivato leggermente corto su un, tra un salto e un altro. E quindi. La sospensione l'ha lanciato praticamente fuori vista. Anche qui, eh, atterrando di schiena, cioè una botta paurosa, è rimasto a terra La schiena e il collo sì, è sì, sì. sul collo e atterrato sul cemento. Infatti, bollettino medico, gli hanno riportato due fratture alle vertebre, per fortuna eh, senza bisogno di. Vertebre cervicali, cervicali. eh, precisiamo. Senza bisogno di nessun intervento. E senza eh, conseguenze e senza e contro... danni permanenti esatto. al sistema nervoso. E una scapola, comunque tutta roba fratturata senza bisogno di operazione. Quindi si mette un bel busto, se ne sta sul letto una mesata. e e comunque stagione finita per lui ovviamente nel supercross è un peccato perché questo ragazzo ogni anno gliene succede una l'altra volta avevamo detto ah, forse quest'anno è il suo anno perché la prima gara si erano praticamente distrutti tutti, tutti gli, tutti gli altri. altri lui no e invece qui è andato per terra che sia una scusa o no non lo so il padre ha detto che durante la gara gli, era, gli si era tolta una lente a contatto ah. lui portava, quindi... Dicono: Non so se è una scusa o no, però può darsi che la, la, la vista non era uh, al top e può darsi che ha fatto questo incidente. Non lo so, però sta di fatto che purtroppo per lui eh, la botta c'è stata e si è dovuto ritirare. E, ripeto, Victoria, è l'ennesima, si è già distrutto le ginocchia più volte. Sì, ma fatte, cioè, ogni anno è un infortunio. Eh, sì, e poi infortuni seri. Sì, Ed sì. è ancora molto giovane, perché insomma, sta ancora nella 2,50, non ha fatto ancora credo neanche una gara in 4,50 nella no, no, sua carriera. No, no, se... uh, non finisce quella in 2,50, lo porti <ride> no, anche in 4,50. No, 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 è peccato. Tra l'altro il, il talento c'è, però purtroppo è... Non, volevo, conta, non conta solo quello. Volevo dire poi precisare che il nostro inviato dalla Svizzera è Eugenio Paris, che è molto attento a certi temi, ci ha anche spiegato: però, in realtà, che a casa ha dei validi motivi per rimanere e stare bello chiuso sotto le coperte. Insomma, perché ha mandato delle immagini della moglie che si chiama Riley Jean Kirk. Ecco, andate su Instagram, sui social, e capirete forse che alla fine, tutto sommato, stare a casa infortunato a Faulkner così male non va. No, Valerio, tu hai uno sguardo consapevole. Sì, sì, sì. Però ovviamente. La ragazza, non so, eh... ma ti dirò, ti dirò, <ride> ti dirò, ti dirò, ti devo dire, ti, ti, devo, ti devo dire, dire che secondo me la situa, come, si è come è successo, al buon Iannone, che ne parleremo tra poco. Dopo, dopo una stanca. certa, ti stanchi e ti torna la voglia di andare in moto. Il problema è che lui si è rotto come un fiasco, quindi se gli torna la voglia bisogna vedere se ce la fa. Comunque vabbè dai, per, eh, velocemente i risultati. Per i risultati del 250, prima vittoria in carriera per Aiden Deegan, eh, figlio d'arte per, per chi non lo conosce, il padre ha corso anni nel supercross e nel freestyle. È stato freestyle, anche freestyler, Brian Deegan. E ha fatto l'esultanza come il padre, quando ha vinto la prima gara ha lanciato la moto e a braccia alzate eh, grande grande aspettativa su questo ragazzo Comunque per ora sta facendo vedere Che il talento E comunque anche la testa Perché eh, partiva bello carico Ma non è che si è andato a ammazzare per seguire Forkner E poi parti è dal presupposto calmo. che lui veramente se, Non so se è stata una cosa positiva o no A questo punto probabilmente è stata una cosa positiva Lui è Danger Boy Uno esatto. dei personaggi no? Uno dei primi youtuber Tra virgolette del motocross sì, forse... Già dieci anni fa E forse papà... è, è, è il primo uh... Che a quel livello il padre l'ha preso, l'ha detto adesso vai sulla moto, fai questo di mestiere a, die a dieci anni. Sì, sì, ma pure prima, sì. già a 6-7 anni giravano i video di Danger Boy che girava sulla motociclettina, YouTube, eh, servizi tipo dietro le quinte, della sua gara, eccetera. E questo probabilmente da un lato eh, sì, l'ha sovraesposto fin da quando era ragazzino. Se avesse floppato, saremmo stati tutti lì pronti, ah. Ecco, vedete quello che succede. Questo sui social da ragazzino. Eh. Sì, però, e invece, è abituato a reggersi talmente, la pressione. a me è talmente abituato che perché... avere gli occhi di tutti addosso. aiutato da quando ha sei anni che è la stessa cosa. Quindi esatto. è, si stuferà presto, niente. magari. Però, secondo niente. me caduto terzo, Tom Vial l'uomo dalle palle al vento. Tra l'altro. <ride> lui e quindi, lui. Quindi, Ancora va pantaloni, pantaloni, integri questa gara. Sospensione, generali salvi. A posto. Tom Vial, primo podio credo in supercross. Non mi ricordo se l'anno scorso l'aveva fatto. Comunque, eh, podio per lui. Max Anstig, sesto, parlo di Max Asti perché è in testa al campionato. Sfrutta e questo ancora. la dice lunga. Sfrutta sì. ancora perché la, la scorsa gara che erano andati tutti praticamente a zero e quindi Asti è primo a 38. Davanti a Pierce Brown, D Dandon Bernick, Madonna. Cody Shock, un altro pilota che corre da 43 anni. Daxton Bennick, è passato per l'LCQ, quindi per, la fine, per ah, LCQ. il fine Nonostante avesse fatto terzo, vedo nella prima gara. Eh sì, vabbè, è Situazione di equilibrio incredibile in questa Supercross Lights, vedremo come si sviluppa. Eh, allora, prendiamo la pausa. Canzone, sì, caro. sì, assolutamente. Assolutamente la canzone questa è Ci dedicata a lui, a Andrea Iannone. Erano quattro anni che aspettavo di mettere questa canzone, che gli si scontasse la squalifica e facesse una bella gara. Eccola, il primo tentativo secco subito. Andreone Iannone, She's a Maniac, He's a Maniac. E dunque, She's a Maniac, Michael Sambello, ovviamente l'avrete riconosciuta e ballata tutti quanti, scatenandovi sulle note che era Flash Dance tecnico. Che film era? Sì, Flash Dance, She's a Maniac. Flash Dance. Ebbene, Maniac, Andrea Iannone, lui che è tornato in gara dopo quattro anni di squalifica per doping. Una vicenda eh, intricata, complicata, che aveva gettato tantissime ombre sul proseguimento della sua carriera, visto che è un classe 1989, quindi a 35 anni quest'anno Andrea Iannone si pensava che, visto che già in MotoGP non stava vivendo già da qualche stagione una fase molto brillante in termini di risultati, poi quella batosta incredibile della squalifica per quattro anni, tutti pensavano che non sarebbe riuscito neanche più a ritornare a gareggiare, non solo a gareggiare a certi livelli, ma proprio a tornare a gareggiare. Invece Iannone... Ha tenuto botta, ha bozzato, come si suol dire, eh, questi quattro anni ha abbozzato anche il suo chirurgo plastico. Eh, dobbiamo essere onesti e di che tinta. Comunque va bene un po' si è, comunque è tornato un po' su, 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 sui passi. Eh. Quando stava senso? con Belen, era più gonfio. Adesso si vede che il Budolino non lo fa più, e sta più, eh, però più, più meno gonfio? Diciamo. Si, è, si è decoronizzato esatto, esatto, è, esatto. Eh. esatto. Eh, però vabbè, secondo me si vede tanto tanto, sì, forse dopo. Però comunque meno rispetto a prima Gli è sfuggita di mano la faccenda Vabbè in ogni caso A prescindere dalle scelte estetiche che ognuno fa Dicevamo che ha tenuto botta Ha sopportato questi quattro anni E si è ripresentato in gara Prima prova del Mondiale Superbike Con la Ducati del Team Go 11 Accolto ovviamente da tantissima curiosità Tantissimo interesse Anche perché si è presentato in pista con Erodi Quindi la curiosità e gli interessi sono aumentati a dismisura e, e niente ha, ha zittito tutti quelli che anche solo dubitavano di lui perché ha fatto due gare maestose tre, salendo sul podio addirittura tre gare maestose perché rimettiamoci anche la super Power race che se non fosse stato il problema la manopola lui guidava la super Power race c'era buone possibilità che la vincesse poi ha dovuto diciamo alzare, alzare la mano dal gas perché la manopola sinistra ha avuto un problema e non ce la faceva più a guidare quindi altrimenti sarebbero state forse anche una vittoria in Superpole Race ha fatto veramente un gran weekend eh, ricordiamo questo weekend di Phillip Island comunque un po' anomalo diciamo che il primo weekend della Superbike è stato anomalo sempre sì, perché, però diciamo, questo perché... più, più che mai questo, questo più che mai perché eh, è stato riasfaltato il circuito un, un asfalto molto aggressivo per... Eh, per i pneumatici, e infatti non si garantiva la sicurezza. Pirelli eh, con i direttori di gara hanno stabilito un Pirelli, che precisiamo è fornitore unico degli esatto. pneumatici per il mondiale Superbike, e hanno stabilito un, un cambio gomme a metà gara eh, perché veramente la situazione era, era abbastanza pericolosa. Arresto, sì. e, e infatti c'è una foto che poi abbiamo messo anche sulla nostra pagina Facebook della gomma di Rinaldi alla fine di gara 2, gara 2 ricordiamo che eh, mh, si è corsa a giri ridotti alla metà perché già c'era stato il ritardo per quanto riguarda una fuoriuscita d'olio in una gara eh, di contorno. E poi eh, per l'incidente di John Array eh, hanno dato la bandiera rossa in ripartenza, si stava facendo buio e quindi hanno corso, diciamo, a gara 11 ridotta, giri e è arrivato con la gomma veramente a pezzi. Sì, perché con questo nuovo asfalto aveva un grip aggressivo come direbbe qualcuno esagerato e distruggeva letteralmente le gomme cioè proprio se le mangiava e quindi hanno faticato non poco a parte che le gomme sono arrivate in ritardo cioè sono stati per giorni lì a aspettare le gomme che ci hanno avuto dei problemi nel, nell'arrivare in pista e poi c'è stato questo ulteriore problema del grip esagerato dell'asfalto eh, record della pista polverizzati per carità però poi ecco 10 giri e tocca buttare via tutto Esatto, comunque per quanto riguarda i risultati, eh, vittoria e risultati. Di abbiamo detto di Giannone, ma non, cioè, colori non italiani solo. proprio sugli scudi a dir poco, veramente un no. weekend memorabile. Esatto. Eh, gara 1, ricordiamo, eh, segnata da questo cambio gomme che ha un po' rimescolato le carte. Comunque Bulega eh, fa vedere che Anche i, te, lui i, al test, in superbike, i test non, erano, non era così un fuoco di paglia. Va a vincere la prima gara stagionale all'esordio. Secondo Locatelli, sempre presente in questo weekend eh, australiano, e terzo Iannone, come abbiamo detto, grande podio al ritorno alle gare aveva una voglia di, di gare secondo me che se lo mangiava più dell'altra veramente, eh, più dell veramente, veramente cioè è arrivato a un punto probabilmente che ha più voglia di correre che dell'altro pensate esatto. quanto 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 poi, poi super pole uh, race qui abbiamo un attimo un uh, documento si sta aprendo con calma con i tempi suoi con te le, le sue tempistiche no, no, come vi come voglio fare una domanda nel frattempo vai, secondo voi se fa bene tutto l'anno potrebbe tornare in modo GP secondo me no. no secondo me no sta bene lì ripeto è comunque un pilota di 35 anni e l'anno prossimo ne farebbe 36 non so eh, cosa lo, lo porterebbe lo spingerebbe questo... a rimettersi in discussione a tornare in modo GP a non essere chiaramente più eh, competitivo per vincere se trova una sua dimensione in superbike secondo me eh, la sua dimensione ormai cioè, potrebbe essere veramente a superbike sia per l'età sia per il fatto che se la può giocare comunque ha fatto vedere che che se la può giocare benissimo E quindi Meglio di così si muore Super Paul Race Super qua Con Alex Lowe Che va a vincere con la Kawasaki Kawasaki che comunque con Lowe Bassani un po' di meno Che ha faticato un po' a ingranare Ma Lowe ha fatto weekend perfetto Ha vinto due gare su tre e quindi ha Ray, un po' tante critiche Ray non so come se la sta prendendo eh, insomma, dopo ecco. che insomma i suoi risultati invece sono stati assolutamente eh, disastrosi paragonati a quelli del compagno di squadra poi tra l'altro Locatelli che ha fatto due secondi e nella gara finale stava andando a vincere esatto. se non fosse caduto all'ultimo giro esatto quindi eh, <ride> per lei sicuramente non il miglior, il miglior weekend infatti Dopo la Super di sabato ha detto eh, posso anche caricare e andare a Barcellona direttamente perché qui non c'è aria, infatti, Mamma poi mia. è andato a farsi male eh, nel secondo giro, nella di manche Gara finale. Eh, quindi abbiamo detto Super Race con Vittorio di Losa davanti a Locatelli e a Razzia Teoglu. Anche lui da parlare perché comunque col BMW. Uh, ma facendolo. sì, ma io, io infatti direi che possiamo fare anche una bella cosa, visto che non Andiamo abbiamo ancora pausa. detto una sola parola su Danilo Petrucci, che anche lui ha fatto un garone soprattutto in gara 2, ma andiamoci a sentire e a godere il momento immagine, così, rifacciamoci gli occhi e le orecchie, ci sentiamo di prima che stesse con Iannone, ma era sempre comunque ad alti livelli. E lo di Marrakesh gli anni d'oro del povero Marrakesh che insomma secondo me stava meglio prima anche se non lo so, alla fine se poi ha trovato di meglio. Beh, ma in ogni caso, per noi sicuramente non se le fatte mancare. Comunque, no, in ogni lui. caso, uno dei regali più belli di Maria De Filippi. Dico, nel mondo della scena. Elodie, sì, 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 sì. Che ci ha regalato Maria assolutamente Elodie, eh, Maria ci ha regalato anche Annalisa. Eh, vorrei ricordare a tutti. È vero. Però tra i tanti regali che ha fatto mettere, Maria al mondo dello spettacolo, no? Tante ciofeghe, tipo Marco Carta, Valerio Scanu e però poi anche, anche queste grandi artiste come Elodie. Bene, Margarita, ma Elodie che adesso sta con Iannone, quindi inevitabilmente bisognava mettere lei, ma invece dicevamo del uh, super, uh, Superbike con tantissimi italiani a sì, lottare per stare parlato, davanti, sì, esatto. perché abbiamo detto di Bulega eh, eccezionale: insomma, vince Blocatelli. al debutto. E non so se l'aveva fatto mai nessuno pole uh, position e vittoria al debutto, non me lo ricordo. Mi ricordo Biaggi che vinse al debutto nel 2007. Non so se proprio la prima manche o comunque nella prima gara, prima giornata diciamo di gare vinse nel sì. 2007 dopo un anno di stop in Superbike. E ci vedo anche delle analogie. Un po' con la storia di Iannone quella di Biaggi che fece un anno fermo perché nessuno lo voleva in moto GP è tornato incazzato come una iena e alla prima gara vinse anche se poi si perse nel corso della stagione e ci mise un 2-3 anni prima di laurearsi campione del mondo. Abbiamo detto di Locatelli che se non fosse caduto all'ultimo giro sarebbe in testa al mondiale esattamente ora la classifica non so cosa, cosa dice, cioè chi è primo in classifica? Alex Lose primo con 50 punti, 41 per Bulega 29 Locatelli, 29 Iannone Ok, e poi Danilo Petrucci Darino Pedrucci che è quinto in classifica generale a 24 punti, eh, che, che ha che fatto una seconda manche pazzesca. Seconda manche pazzesca. Se c'erano altri due giri, può darsi che gli strappava anche una mezza vittoria. Sta di fatto che si gioca al podio con Iannone, eh, sfrutta la caduta dei Locatelli anche lui, però si porta a casa un grande terzo posto che dà fiducia. Eh perché sì, comunque che poi il suo gara... passo effettuato all'ultimo giro su Iannone, hanno fatto un duello che ha ricordato un po' la MotoGP, esatto. effettivamente. Esatto, quindi grande Danilo, ottima performance. Abbiamo detto ottimi italiani. Dobbiamo partire. Parlare... Scusa, sconvolgente il recupero di Bulega nell'ultima mancia: cioè che era undicesimo. E se fosse durato un altro 2-3 giri, secondo me andava a prendere pure Iannone e Petrucci per il podio, cioè ha fatto sesto. All'inizio sembrava in difficoltà, non riusciva a recuperare, poi ha cambiato passo, ha superato gli altri con una velocità detto, impressionante. Dobbiamo aspettare Barcellona per, un, per avere un po' il quadro della situazione, per ora l'Australia è stata sempre un po' strana e soprattutto in queste condizioni eh, ci sono troppe cose da cui parlare. Comunque, sì, prova d'appello per Bautista poi, tra l'altro. No? Per il divertimento benissimo, ah, infatti... Andiamo a parlare un attimo dei, dei due più forti, insomma, che l'anno scorso hanno fatto bello e cattivo tempo: Bautista e Razzia di Oglu. Eh, Bautista è caduto in gara 1 e poi comunque eh, si è ri 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 riaddrizzato un attimino con i risultati. Quarto nella Superpol Race e secondo a un, a un passo dalla vittoria, perché l'Ose l'ha passato all'ultimo giro all'esterno. Eh, gomma finita, ovviamente, per Bautista, altrimenti un, un sorpasso un del gener sorpasso genere era inconcepibile. Però, sì. eh, però, bisogna sempre farlo. E comunque Bautista ha dimostrato che c'è, eh, e anche lui prova d'appello a Barcellona per vedere. Secondo me, questa Zavorra eccetera, non è che gli ha fatto più di tanto. Ha fatto vedere che comunque c'è. E Tovrak, Razzia Doglu, eh, che con la BMW eh, ampiamente migliore di tutte le BMW in gara, quindi quello eh, ce lo aspettavamo Quindi già è qualcosa, riesce comunque a fare quinto. In gara 1, uh, penalizzato, qua vedo, uh, forse, era, forse aveva fatto quarto. È stato una P. Questo sarà sicuramente penalizzato. Boh, uh, sinceramente, mi coglie impreparato. Terzo nella eh, Super Purple Race. Race, purtroppo rompe il motore uh, in, uh, in gara 2 uh, e si deve ritirare. Un po' sconsolato, ma d'altronde lui è sempre un po' così di natura. Se non vince, è incazzato quando vince. Quindi... <ride> però, come hai detto giustamente te, prova d'appello. E sicuramente dei tre protagonisti delle ultime stagioni del mondiale Superbike: quello più in crisi, e non solo dal punto di vista che è, si è fatto male, è Johnny Ray. Quindi. È lui che ha assolutamente bisogno di riordinare le idee. Gli altri, bene o male, hanno dato dei segnali di essere ancora forti e competitivi e sicuramente sulla lunga distanza torneranno a lottare alla grande per il campionato, sono convinto. Però dall'altra parte si accendono e come le speranze di vedere un italiano campione del mondo, perché io credo che Bulega, per come si mettono le cose, non voglio esagerare e fare voli pindarici, ma per come sta facendo vedere che va, per la fiducia che ha. Eh, Bulega potrebbe veramente essere uno che fa saltare il banco. Io spero che questa superbike negli ultimi anni ci ha fatto sempre divertire, sono son sincero. Però, con questo preambolo, ancora, eh, di, più. ancora di più. Ultima cosa: eh, vorrei assegnare il premio Matteo Salvini per eh, il tutto e il contrario di tutto a Bautista. Ah, un premio che gli assegno io adesso, che dice una sì. cosa e il giorno dopo la dice un'altra, sì. perché lui alla vigilia della gara del sabato ha detto: No, questa cosa del stop è una vergogna perché chi sa gestire meglio la gomma viene penalizzato. Mi penalizzate? Sto facendo. Eh. E alla fine della gara della domenica ha detto: No, per fortuna che abbiamo fatto il stop perché con queste gomme è difficilissimo passare. Infatti, Alex Lose mi ha passato all'esterno all'ultimo giro, altrimenti avrei vinto. ecco Quindi. <ride> Complimenti. Ponte a sullo Batista. Stretto, 100.000 posti di lavoro, Ponte sullo Stretto 50.000 posti di lavoro, ora sono scesi a 40 per citare esatto, eh. l'uomo del premio, no? esatto, esatto, però cioè, tranquillo, grande, grandissimo, grandissimo. <ride> Quindi andiamo in pausa un attimo Avanti pausa <ride> e riflettiamo un po' su certe dichiarazioni, avanti, eh, avanti con confiducia Rock and roll, il classico del rock di questa settimana, ovviamente si chiama Rock and Roll, Led Zeppelin. Con la girata rullata finale di Bonzo bonham In chiusura del classico del rock Momento Rock della settimana di Radio Rider numero 5, sempre su Radio Orte. La musica, quella bella, ve la facciamo sentire sempre. Prima del notiziario del nostro Luca Buzzicotti, che è prontissimo. Sta leggendo come, sì. notizie fresche e anche meno fresche. Buongiorno qui TG Radio Rider su Radio Orte. Perché? Buongiorno, buonasera. Buonanotte. Buonasera Ah, scusa. Buonasera, a lei spaccia? <ride> Comunque, eh, a parte la ricerca dei venditori di materiale, eh, passiamo alla Super Sport, perché ovviamente si è aperto anche la, il campionato della categoria minore della Superbike. Eh, doppietta italiana di eh, Iari Montella Montella! Che grande, me lo ricordo Barni, con Ciccio Graziani Montella. e qui Alessandro dice di no ma io mi ricordo benissimo che feci eh, la notizia del Team Barni che puntava a vincere tutte le categorie e, e Alessandro era un po' scettico su Montella. Io non ricordo su Montella, sinceramente, non me lo ricordo. Ma andremo a risentire, ma andremo la l'ha fatto. Non... Certo. Andremo a risentire, andremo io me lo ricordo risen... su Campioni, Montella, il terzino di Ciccio esatto. Graziani. Però Quindi, voglio, voglio ste... andare a risentire perché mi prima, sembra strano. Prima Manci, Vittorio di Montella, secondo Manzi, e terzo Schröter Seconda gara, eh, primo Montella. Eh, secondo Schroeder, terzo Huertas, eh, Manzi è caduto purtroppo. Comunque in classifica generale, Montella ha punteggio pieno, Shrouder 36, Schroeder, carica solo 26, che non fa neanche un podio, ma sempre costante col team due Altea. quarti posti, non sta sempre con Altea, carica Sulo, no. è andato via Altea, quest'anno c'ha Antonelli, Ah ok. Che non e poi bene. Manzi e Manzi, quarto, ok, poi. Poi passiamo al Hoxton Park, si è corsa la gara internazionale inglese come tutti gli Di motocross, di motocross. ovviamente E quindi una grande classe, Hoxton Park è una delle piste più antiche del mondo Ha fatto il motocross delle nazioni negli anni 50-60 Quindi parliamo sì, veramente di un impianto leggendario Story. Uh, con Vittor quali risultati? Vittoria in 4,50 di Glenn Koldenhoff che fa due secondi posti e va a vincere l'assoluta. Erlings, prima partenza, gli è slittata la ruota. Ha dovuto fare rimontone dalla fine, e è arrivato solo quarto: quarto. con uh, vittoria nella seconda mancia, quindi a 43 punti. Seconda posizione dell'assoluta per lui, terzo: Paul Jonas, uh, uh, terzo assoluto. Eh... Prima manche vinta da Fevre che nella seconda manche si ritira. Esatto. Comunque insomma... Ehm c'era un bel parterre eh? in MXGP e c'era anche in MX2 e anche in MX2 perché vittoria assoluta di Andrea Damo che fa doppietta 25-25, secondo Casvalk, terzo Agon Osterhagen. Peccato, due piloti che non vedremo quest'anno al Prestige, Kasvalc tra l'altro è il campione in carica del Prestige ma ovviamente essendosi trasferiti in team belgi, olandesi, stranieri faranno, comunque faranno, faranno i loro campionati nazionali. Esatto uh, c'era anche il nostro Albertone Forato in gara esatto, ha fatto sesto assoluto in MX1. Eh, altri italiani in MX2, Federico Tuani ha fatto quindicesimo. Federico Tuani che gareggia anche lui con un team straniero di Petar Petrov, e quindi anche lui, ovviamente, corre eh, molte gare all'estero. Con la Yamaha, sta quest'anno, decimo assoluto, super finale vittoria di Erlings davanti a Colden of Fevre Adamo sesto. Quindi ottima performance si è corsa anche la gara internazionale, cioè gara del campionato spagnolo a casa di Prado, a Lugo, a Lugo. vittoria di Prado ovviamente in, MX, in MX1 con Ruben Fernandez anche in pista, quindi esatto. insomma una, una bel parterre anche qui mentre, vabbè, a pa parte ci stavano Under Valentino, Sebutron, insomma i soliti piloti che esatto. partecipano a tutto Comunque, il campionato spagnolo però insomma, di Prado e Fernandez Vittoria di Prado che fa pari punti con Fernandez eh, poi invece MX2 c'erano invece, in Ferruccio Marco Zanchi Rossi, che fa Ferruccio. terzo e Ferruccio, cioè Mar non mi distrarre Marc-Antoine Rossi, team De Carli che va a vincere eh, mentre Ferruccio Zanchi terzo quindi ottima performance con Samuel Nilsson pilota spagnolo preciso. Si chiama Samuel Nilsson ma è spagnolo ok, vabbè, si vede che è nato lì. No, è figlio di Jorgen Nilsson, è nato in Spagna. Poi, esatto. Poi abbiamo uh, Infortuni. Passiamo alle note ah, due purtroppo. Bollettino di guerra non neanche iniziare la stagione. E il nostro Mattia Guadagnini purtroppo è andato a cadere in una gara in Francia, in una gara. Uh, Anticipazione al mondiale, eh, la Francia è porta, porta proprio un merda. Non ci deve andare più a correre in Francia perché <ride> l'anno scorso si era rotto l'Omero e quest'anno si è fatto fuori la scapola e, e un po' di interessamento ai legamenti. Eh, sta di fatto che si è operato e, si, e salta l'Argentina. Eh, si corre domenica? Se non sbaglio, si sì, sì, domenica parte il mondiale in esatto. Argentina. Esatto. Eh, salta anche la tappa argentina Liam Evers che si è rotto il pollice, sì. anche per lui, Questa una, eh, per Adamo è una buona notizia, per Evers un po' meno. Eh, infortunio anche per Valerio Lata che poveraccio si è andato a far male in allenamento, si è rotto eh, il radio, insomma quella parte di braccio vicino al polso, eh, per, operato, per fortuna il, il legamento del polso non ha subito conseguenze. Punta a rientrare a Mantova, speriamo che sia così. Eh, per quanto riguarda il cross nazionale, infortuni anche per Pietro Razzini, pilota in forza al team Scoccia Racing Marchigiano. Eh, purtroppo si è. Marchigiano è il team, eh? lui è bolognese. Eh, Scoccia Racing è il team Marchigiano. Eh, sì, sì. Comunque si è fratturato frattura un po' di costole, il polmone bucato, ha fatto un po' male. Sì. Speriamo anche lui eh, recuperi, non credo per Mantua. No, per Mantua la vedo buia, però recupererà. Dai, forza esatto. Pietrone. Uh, allora. E poi la notizia delle notizie? Io sto aspettando che arriva Giulia alla fine, Giuliè ah, no. stare calmo Giulia, Giulia, la parola, mi, mi, <ride> mi scatena gli entusiasmi Allora, eh. GP eh, abbiamo tutte le gare sprint in chiaro, quindi Sky sguinzaglia un po' di, di diritti tibu. Caccia ai sordi Esatto <ride> va sul suo canale in chiaro e quindi trasmetterà in chiaro tutte le gare sprint e sei gare della domenica durante l'anno. Bene, buona notizia. Quindi po portiamo il motociclismo a casa della gente. Eh, grande successo per il Master of Dirt di freestyle a Torino, la gente a vedere c'era, quindi si quindi vede ancora, ancora un po' il freestyle tira. Super Mario Cross o sì, prima Joliet. No, pr prima ancora volevo dire che ci sono voci di una trattativa o comunque di un interessamento da parte di Liberty Media che è la società che organizza e gestisce la Formula 1 per acquistare la Dorna e di conseguenza la MotoGP quindi anche questa è una notizia, non è ufficiale, non c'è assolutamente niente di scritto, di definito, però stanno girando con queste voci poi, dai almeno fanno un campionato, una gara, una con le macchine, Formula, una, Formula 1, contro macchine, Formula insieme. 1 contro MotoGP, sarebbe una grande idea e chi vince chi sopravvive. Esatto. Dunque, Super Mare Cross sì a Maccarese, quindi a casa nostra c'è state le ultime due prove del campionato su sabbia di motocross. Eh, belle gare, molto molto belle quelle della Pro perché c'erano tre piloti del Coco Bertuccelli e Scuderi che hanno combattuto per tutto il weekend e ci hanno fatto divertire, quindi bel, bel weekend, bella giornata, anzi belle giornate. Il Meteo ci ha risparmiato, ha piovuto soltanto il sabato durante le premiazioni. Proprio perfetto. Abbiamo preso un'acquata a secchi sulla testa, però solo quel quarto d'ora. Quindi, grosso modo, si è chiuso alla grande questo campionato che ha fatto oltre 100 iscritti in tutte le gare, tutte serie. Prove e per il Super Mario Grosso non è poco: assolutamente no. La partenza in Sicilia già aveva fatto sperare perché insomma hanno fatto 110-115 piloti in Sicilia, numeri mai fatti assolutamente, quindi bene significa che è un campionato che sta trovando una dimensione e che è in salute e poi? Ovviamente la notizia è la notizia perché Joliet Joliet, Joliet. <ride> Che ha fatto? Che c'entra Juliet con Radio Rider? Vabbè, a parte che, diciamo, Tra l'altro voi Valerio aveva fatto, ragazzi, oggi, la musica, la oggi mettiamo la canzone che è la risposta a Juliet. Apriamo le notizie, tanto bene che scappa fuori lui. Juliet, facciamo <ride> di Motocross, grande appassionato di Yamaha, addirittura però lo danno per fan di Yamaha. Corre Motor Next in campagna, che fa? Si è comprato un CRF 250X Supreme, giusto? Per Supreme, per Supreme, per Supreme che ci ha spiegato Valerio, noi ignoranti in materia, quindi parola al nostro esperto di moda. Beh, la Supreme è una marca americana che nasce come skaters. Che ormai si è messa a fare le collaborazioni per tutti, ha fatto anche una collaborazione con Onda e vendono i CRF graficati con, onda, credo, con, con un concessionario. Dai, mo con Onda proprio non credo. No, ma io penso, moto. Cioè è una marca importante, insomma, Supreme, non è che no, parliamo di una marca de... importantissima. Eh. Anzi, ecco. Quindi si farà, avrà fatto un accordo direttamente con Honda per commercializzare questo certo. prodotto. Sì, infatti, vendevano le plastiche al negozio Supreme rosse con il coprisella ah. e la, però andava a ritirare la moto al concessionario Honda. Bello, bell'accordo, Giuli è pronto subito, eh, lo vedremo in pista, a Ripi, a Ripi, forse correva a Ripi il regionale Motor Next, Giuli col Può nome darsi. suo, lo vedremo nella esordienti bambino. MX2. A proposito di Honda, uh, vittoria di Francesco Nocera, la prima tappa del campionato del mondo di moto elettriche che si correva a Osaka, una pista di supercross un po', non so se hai visto il video. Quella con i di legno. Allora, cercare sì, era un mix, cioè era terra con ostacoli di legno. Uh, e quindi vittoria della nocera nel non avevo avvenire. capito che era il supercross a osaka comunque non, non si smette cross, mai di imparare però ecco finito sì. musica, musica musica canzone d'amore la, la risposta, risposta a bravo risposta da una napoletanata a una bella canzone napoletana dunque il nome com'era di questo artista prima tu Emiliano Pepe con Prima Tu, una canzone molto molto romantica, ben fatta però, ben fatta, siamo onesti, una bella canzone napoletana, ha detto il tecnico, a chiusura della puntata numero 5 di Radio Rider, quindi andiamo a congedarci a pranzo, a cena, a fare l'aperitivo, a quello che volete, sapete dove trovarci buonasera. durante la settimana, buonasera, buonasera a tutti. E noi ci diamo appuntamento ovviamente alla settimana prossima con tante altre grandi notizie e grandi anche sciocchezze da noi dette nella trasmissione da voi preferita in assoluto. Ciao a tutti, ciao ragazzi.